nostre origini sono riconducibili all'antica Grecia, da cui i calabresi arrivarono intorno al IX secolo a.C. Nessuno conosce le origini del bergamotto. In questo paese fu mia bisnonna a impiantare nel 1860 il primo agrumeto coltivato a bergamotto, un anno prima dell'Unità d'Italia. Il terreno, ma soprattutto il microclima di questa zona, rendono l'olio essenziale di bergamotto di Calabria, contenuto nella parte esterna della sua buccia, di una qualità e di una consistenza non riscontrabile in nessun'altra parte del mondo. Intorno agli anni 20, l'olio essenziale di bergamotto, ricavato dai frutti della nostra azienda, è diventato uno degli ingredienti principali e più importanti per la produzione dei migliori profumi circolanti all'epoca, sia in Italia, in Europa, ma anche in America. La mia famiglia ha costruito anche un complesso alberghiero. E nel periodo però in cui mio padre assunse la gestione dell'azienda agricola, da un ettaro di terreno coltivato a bergamotto si riusciva a ricavare intorno ai 25.000 euro al valore di oggi. Quindi un flusso immenso di denaro che ha creato ricchezza, che ha creato economia, sviluppo, occupazione. Quindi in un luogo dove prima purtroppo vigeva difficoltà, malessere economico e sociale. Oggi si sta creando un mercato parallelo dell'importanza del bergamotto, soprattutto nell'ambito di un progetto europeo che vuole arrivare a ridurre la quantità di... Tutto il mondo stava cambiando. Anche l'Italia stava cambiando. Era il momento della ricostruzione, era il momento che i giovani andavano via dal sud per cercare lavoro al nord, era il momento in cui tutti i giovani partivano con il treno che allora si chiamava la Freccia del Sud, con la valigia di cartone legata con lo spago alla ricerca di un'occupazione e di un reddito, mentre qua da noi restavano soltanto gli anziani. Nel giro di 20 anni il prodotto interno lordo legato all'agricoltura passa dal 30 al 6%. Nel 1965 l'industria del bergamotto registra quello che sarà un colpo fatale per l'intero settore. Dal 1931 ha iniziato a operare un consorzio di agricoltori che vendevano a produttori e esportatori, anche se alcuni potevano continuare a lavorare in forma autonoma. Questo sistema aveva sì dei limiti, però permetteva di garantire la costanza della qualità e del prezzo che erano particolarmente richieste dall'industria profumiera. E l'intero sistema ebbe a registrare un duro colpo d'arresto quando nel 1965 una sentenza dichiarò illegittimo il monopolio. Fu un disastro. Poi nel 1969 rinunciammo.
definitivamente al bergamotto. E abbiamo piantato, abbiamo estirpato l'ultimo ettaro di bergamotto e abbiamo piantato vigneto. Basta pensare che negli anni 80 i due terzi di bergamotto sulla costa erano spariti. Alcuni reinnestati al limone, altri invece estirpati e i proprietari hanno iniziato altre attività. Ma il trauma maggiore fu per i nostri genitori, più che per noi, perché per una vita avevano vissuto col bergamotto e si erano trovati davanti a una crisi per loro irreversibile. Ma si doveva sopravvivere. Oltre ai vigneti abbiamo mantenuto i cavalli e le capre, però il bergamotto era sempre nel nostro cuore. Ma, come avrete capito, il bergamotto rappresenta più una tradizione che un affare. Così nel 1976, per il solo gusto di farlo, abbiamo reimpiantato un altro ettaro di bergamotto. Poi, dopo la morte del padre di Ezio, abbiamo iniziato a parlare di formare un'organizzazione di produttori e abbiamo reimpiantato altri ettari di bergamotto. Mio padre è morto il 27 gennaio del 1989. All'epoca io gestivo l'albergo, ma facevo anche l'avvocato. Sa, qui da noi è importante spesso svolgere più di un'attività per venire incontro alle esigenze di carattere economico. E come Marcello, anche noi ancora avevamo alcuni ettari di bergamotto. Diciamo un po' più per un fatto affettivo, ecco, legato a questo prodotto e a quello che per tutti noi aveva rappresentato nel passato. E allora quel giorno ho preso una decisione, ho assunto un impegno vero e proprio. Non potevo stare lì a guardare, non potevo permettere che tutto ciò per cui la mia famiglia aveva lottato, per tutto quello che aveva realizzato, per tutta la società in fondo che aveva lottato per questo prodotto andasse in fumo. Almeno non senza lottare. Io sentivo dentro di me che ciò che avevamo era prezioso. Mio padre l'aveva definito l'oro verde. E io ho ritenuto che sentivo dentro di me, dentro il mio cuore, che se avessimo lavorato insieme, se avessimo fatto squadra, se noi produttori, trasformatori, esportatori, ce l'avessimo messa tutta, avremmo potuto riportare il prodotto all'età dell'oro. Ci sono voluti più di 5 anni per costituire prima e rendere operativa dopo l'organizzazione di produttori chiamata Unionberg. Tra tantissime difficoltà incontrate, ostacoli frapposti, alla fine siamo riusciti a trovare un accordo con tre componenti della filiera più importanti e con 21 produttori di bergamotto. Senza questo accordo probabilmente il bergamotto sarebbe scomparso dai mercati mondiali. Quell'accordo ha retto benissimo, al punto che partendo da un giro d'affari di circa 250.000 euro per il relativo al primo anno, si è raggiunta la stabilità negli anni successivi con un fatturato odierno che ha raggiunto i circa 4 milioni.
Questa nuova situazione di stabilizzazione dei prezzi, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, ha creato i presupposti perché le banche finanziassero gli esportatori e i produttori di bergamotto. Questo ha reso possibile, in linea con le esigenze della profumeria più qualificata, la ricerca scientifica tendente al miglioramento anche della qualità del prodotto. For the first time in a generation, industry began to work together again. Its fortune didn't change in a night, of course. But as Unionberg grew and was able to have more influence in the market, we did start to see a steady increase in the overall hectareage under bergamot cultivation. And that's now running at about an additional 150 hectares every year, which for a crop that has declined by more than 60% over 20 years is pretty healthy. So what we're trying to do is to quantify exactly how and how much that has impacted on the resilience of people's livelihoods here and on the community level as well. We're conducting a survey, the first ever survey to take place here, in order to build up a picture of the situation. And we're gathering the data to prove it. There's certainly evidence that young people who had left the region have started to come back. And the family business model seems to be reasserting itself. If, say, you have 5 hectares under cultivation, this needs a family of 5 persons to cultivate it properly. And it will now yield that kind of income, so it's an increasingly sustainable way of family life. The yields have increased and the price stability has given banks the confidence to allow people access to capital. Not just to increase their hectares, but with the income that provides, also to diversify into other related businesses like stables or cheese making or whatever. And it's given them the ability to be able to plan for the long term and not just live day to day. It is interesting when we talk about academic sounding things like resilience. But I can tell you, as an agronomist, that bergamot tree is really an astonishingly resilient plant. In all my working life, I have never once needed to treat bergamot tree with pesticide. They can be growing in the same garden with lemons. A disease will attack lemons and leave bergamot untouched. I think that the farmers here maybe have some of that in their blood too, that toughness. Circa 10 anni fa, mio zio, insieme a Marcello Foti e altri 19 produttori, ha costituito il consorzio Unionberg OP. Grandi e piccoli produttori insieme. Oggi abbiamo raggiunto un numero di produttori di circa 380 produttori. C'è un accordo sul prezzo che è stato determinato e fissato per un arco temporale di 10 anni. Il nostro fatturato è stato inizialmente di circa 250.000 euro, oggi siamo arrivati ad un fatturato di 4 milioni di euro. Il bergamotto oggi lo troviamo, il nostro bergamotto, nelle componenti di più della metà di tutti i profumi femminili e in 2/3 di quelli dei profumi maschili che vengono prodotti nel mondo. Forse non è sicuramente la nuova età dell'oro e non tutti possono vivere esclusivamente grazie al bergamotto. La differenza l'hanno fatta la generazione dei nostri genitori. Se non fosse stato per loro non avremmo tutto ciò e i nostri figli non avrebbero avuto nulla. È strano però che la gente dica che non ci si può permettere di vivere attaccati al passato. E invece a volte io credo che solo permettendo al passato
di mostrarci il futuro che si può vivere davvero.